è che in Italia esiste una legge per cui non si può andare in giro a volto coperto, quindi come io e lei non possiamo girare con un casco integrale perché saremmo sospettati di essere dei rapinatori, bisognerebbe evitare che qualcuno possa girare a volto coperto per qualsivoglia ragione, che sia religiosa, culturale o altro. In un momento come questo, soprattutto, credo che la reazione spaventata di alcuni milanesi sia più che giustificabile e comprensibile. Va bene, è troppa la reazione oppure no? Comprensibile. No, non è troppa, perché vede la sensazione. No, le dico che noi l'avevamo fatto un anno fa e nessuno veramente si era filata l'idea di che qualcuno potesse essere pericoloso se aveva un hijab, se aveva un volto coperto. Era stato un esperimento fallimentare. In un anno mi sa che è cambiato moltissimo. Sì, ma il problema. E questo è il dato su cui riflette, capito? Sicuramente sì, beh, ma insomma, è evidente che la gente è spaventata con quello che sta capitando. Avete giustamente commentato che è tutto il weekend che abbiamo la capitale d'Europa che è sotto assedio col coprifuoco. Quindi ci mancherebbe altro che la gente non fosse spaventata, è normale che sia così. E il punto però, come le ho detto, che per quanto riguarda il volto coperto c'è una legge dello Stato che vieta di girare a volto coperto, legale, quindi cioè bisognerebbe applicare quelle che sono le leggi dello Stato, perché vede una sensazione di frustrazione che è data dai cittadini. Parlavate prima di Salah che sta scappando e non si capisce dove sia. Noi viviamo in una società dove siamo costantemente tutti quanti tracciati tramite i cellulari, i GPS della macchina, il bancomat, il telepass, in un grande fratello europeo e mondiale, per cui ogni nostro spostamento è tracciato. Quello che non si capisce è come è possibile che in questa Europa, in questo Occidente, in questo mondo si possa tollerare che ci siano delle persone potenzialmente pericolose o no, questo dipende caso per caso, ma che in questo momento possono rappresentare un pericolo, che invece sono libere di circolare in Europa senza essere tracciati. Abbiamo un paese in cui è possibile entrare. No, forse senza sono tracciati, ma nessuno ci fa rilevare i tracciati. Insomma, i tracciati forse ci sono e quindi sappiamo dove vanno queste persone, ma non lo sanno i servizi, non lo sa l'intelligence. Noi siamo in un paese perché testimonianza fatta anche nelle vostre trasmissioni su diversi servizi che vanno in onda, per cui quando arrivano queste frotte di immigrati clandestini a Lampedusa sul nostro paese, molti di questi riescono a passare senza avere nemmeno un documento, senza che gli vengano prese le impronte digitali. Abbiamo il problema di centinaia di minori che sono in questo momento in circolazione sul nostro paese senza nessun punto di riferimento e senza essere identificati. Può darsi che alcune di queste siano delle brave persone che scappano dalla guerra, sicuramente sì, ma i fatti che abbiamo commentato in questi giorni ci hanno anche dimostrato che quando noi della Lega dicevamo che i terroristi possono arrivare anche sui barconi e che un atteggiamento troppo lassista sull'immigrazione clandestina può rappresentare un pericolo, purtroppo i fatti di oggi ci dicono che avevamo ragione.